Carissimi amici di Outbreak Channel, ben ritrovati! Oggi vi ripresento una vecchia conoscenza, ve la ricordate? Questa è la Smith & Wesson Airlight in calibro 22 Long Rifle che ho acquistato dall'amico Massimo Tomei. Vi ho fatto vedere un pochino sia come funziona, come spara questa bellissima arma leggerissima nel suo video dedicato alla prova. Oggi cominceremo a prepararla per il make up, la riverniceremo tutta al Ceracot e per fare questo dovremo prima smontarla pezzo pezzo. Non è la prima volta che smonto completamente un revolver, è la prima volta però che condivido con voi quelli che sono gli aspetti tecnici del sistema interno di funzionamento di un'arma a rotazione. Un'arma che solo semplicisticamente potrebbe essere interpretata come appunto più facile da gestire nei suoi movimenti, visto che non devolve alcunché all'azione dello sparo e del rinculo, ma vedremo insieme, si tratta di un vero e proprio lavoro di orologeria e sincronismo che ha bisogno dietro di esperienza, capacità costruttive, realizzative e anche assemblaggio assolutamente da armaiolo professionista. È in buona sostanza un lavoro da orologiaio di altissimo livello. E per effettuare lo smontaggio in modo che non si vengano a perdere pezzi, pezzetti, viti, vitarelle, spine, faremo come mi avete già visto fare con la nostra amatissima CZ75 SP01 Shadow, la pistola che utilizzo in tutte le gare di tiro dinamico in cui mi vedete contendere il titolo per la classifica finale. Prenderemo un foglio di polistirolo su cui inserire pezzo pezzo, nell'ordine più simile a quello dello smontaggio, le parti esterne e interne dell'arma, in modo da agevolare al massimo poi quella che sarà la fase in cui ricomporremo questo puzzle. Perché? Perché non tutti i revolver sono assolutamente identici. Se voi andaste a cercare tra i miei vecchi video quello in cui ho lavorato un pochino quelle che sono le superfici dello scatto del mio chiapparaino, vedrete che i sistemi utilizzati dalla ditta italiana Chiappa Firearms sono estremamente diversi da quelli che troveremo qui, anche perché è diverso il sistema d'arma nel suo complesso. Ma non ci dilunghiamo, iniziamo subito a smontare questa fantastica e affascinante piccola mouse gun. La primissima operazione tra l'ultra simple e quasi il banale è quella di svitare e liberare il fusto di quest'arma da quello che sono le guancette in gomma originali. Cominciamo già da qui a vedere alcune particolarità. La prima: all'interno dell'impugnatura, nella parte posteriore, c'è una piccola spina che, stante l'esiguità delle dimensioni di questa arma, è deposta e preposta al passaggio di un cinghietto come quello presente nei telefoni cellulari o nelle macchine fotografiche. Abbiamo a questo punto da aprire la cartella del lato destro, una cartella che ha una soluzione molto classica delle tre viti, tipica delle pistole a rotazione Smith & Wesson. Allora, levata la prima vite, quella più grandicella, già potremo per comodità far uscire quello che è il gruppo del nostro tamburo.
Le altre due invece sono quelle proprio che trattengono la nostra cartellina. A questo punto possiamo sollevare quella che è la cartella. Cominciamo dal estrarre questa piccola levetta che fa da sicura automatica al percussore e blocchiamola all'interno della nostra lavagnetta. A questo punto cominciamo ad estrarre piano piano pezzo pezzo. Come si blocca questa molla in compressione? Occorre armare, basta prendere un pezzettino di fil di ferro e inserirlo in questo forellino che si libera solamente una volta che la molla è in compressione. A questo punto andiamo a liberare il cane dalla compressione della molla, facendo così la potremo far uscire. Ora qui rimangono solo un altro paio di molle. Intanto possiamo abbassare quello che è lo sperone, anch'esso trattenuto dalla molla, che comanda il movimento del nostro tamburo e sfilarlo semplicemente. A questo punto il nostro cane potrebbe essere già libero di uscire. Per armarlo, inganniamo il sistema di sicura spingendo il perno, quello che praticamente va a bloccare il nostro tamburo, e una volta armato lo mettiamo in condizione di metà corsa e si sfilerà tranquillamente. Questa è la parte più semplice da levare perché, come vedete, è trattenuta da una vite esterna. Procediamo. Tolta la levetta, bisogna stare attenti perché qui c'è un'altra mollettina che praticamente trattiene e spinge la leva in avanti per effettuare la chiusura. Eccola qua, contenuta direttamente all'interno della barretta. Non ci rimane adesso che liberare il grilletto dalla pressione della molla e estrarre anche lui. Questa è l'operazione più pericolosa perché la molla potrebbe schizzare via e sarebbe molto complicato andarla a ritrovare. Quindi mettete un dito davanti alla parte dove la molla va ad uscire. Queste parti non saranno interessate dalla verniciatura, quindi poco poco ce ne importa. Leviamo ora l'ultima levetta e l'ultima molletta, quella del blocco del timing del nostro tamburo. Ecco qui, questa è la molla e questa adesso è la levetta che senza molla, ecco qui, esce liberamente. Andiamo a vedere adesso un'altra parte, ultima da smontare, che è il tamburo. Quello che dobbiamo sicuramente togliere è questa che è la astina con la stella estrattrice. Queste astine sono avvitate, ma hanno la particolarità di avere una vita sinistrorza. Stiamo attenti a non rovinare la zigrinatura. Ecco qua. Anche questa ovviamente ha delle sue mollette che non dobbiamo perdere e adesso si sfila tranquillamente la stella estrattrice. Ora che abbiamo smontato tutto, non ci rimane che carteggiare con un po' di carta abrasiva fine, schermare quelle che sono le camere di cartuccia e ovviamente quello che è la parte interna della canna, e siamo praticamente pronti per la verniciatura. Ultime due parti che non sono così banalmente semplici da levare, che vanno assolutamente levate, sono questa spina che trattiene pin e molla che vanno a tenere in sede e bloccato nella parte anteriore l'alberino del nostro tamburo, e il pin, la molla e il nostro percussore. Le spine sono dei sistemi di bloccaggio meccanico e per quello che riguarda il nostro percussore è un sistema assolutamente molto semplice. Basta con un cacciaspine andare a comprimere
il percussore stesso e la sua molla, e con una pinzetta si sfila la spina che lo trattiene. Queste spine ognuna ha una sua dimensione, per cui bisogna stare molto molto attenti a non confonderle e a non perderle. Adesso esce il nostro percussore con la nostra molletta. Ultimo lavoretto è il lavoro di martello, quello per levare le spine, una che trattiene appunto il pin dell'alberino e l'altra che è posta sulla nostra impugnatura per bloccare in posizione quelle che sono le guancette. Bisogna comprimere questo pin e poi dare qualche martellata con un cacciaspine molto piccolo a questa spina. Io un cacciaspine così piccolo non ce l'ho, userò un punteruolo da orologeria, ma per comprimere in maniera efficace questo pin, la cosa più intelligente che ho trovato da fare è metterci all'interno un dado a misura. Vedete che esce dalla parte anteriore il pin. Ecco qua. Siamo riusciti, pin e molla accanto alla sua spina. Il lavoro per oggi è concluso. Avete visto come questo piccolissimo revolver, pieno di tanti altrettanto piccoli e proporzionali pezzettini, e come è complessa la meccanica del suo funzionamento? Perfetto. Non mi resta che rimandarvi al prossimo video, in cui gli daremo una bella abrasata con una carta ultra fine, lo sgrasseremo e procederemo a dargli nuova vita con un trattamento al Ceracot. Se anche questo video vi fosse piaciuto, come di consueto in chiusura, ma in anticipo e sulla fiducia, vi chiedo di cliccare il pulsantino in basso a destra del vostro schermo per gratificare il mio piccolo impegno divulgativo con un sempre simpaticissimo like. Se pensate che altri possano essere interessati a scoprire come si può intervenire per smontare senza far danni un revolverino come questo, condividete questo video su tutti i social. Da oggi potete aiutare Outbreak Channel a realizzare sempre più numerosi e migliori contenuti sottoscrivendo quello che è l'abbonamento al canale. Ma se fosse solo la prima volta che siete qui sul fantastico canale delle armi in italiano, non vi dimenticate di iscrivervi, perché l'iscrizione è assolutamente gratuita, e come fare è semplicissimo: basta cliccare sopra il mio faccione con la maschera antigas e attivando la campanellina delle notifiche sarete informati in tempo reale per ogni nuovo video caricato, non perdendone più nemmeno uno. Anche per questa volta quindi è tutto, appuntamento alla verniciatura.